Ciao a tutti, oggi vi voglio parlare di quest'opera meravigliosa di Rošige. Datata 1840, rappresenta due pesci che si incrociano, si incontrano come in altri dipinti e opere dell'artista giapponese, si incontrano formando una V. Sono circondati in parte da questo ramo di Susino, che con i suoi meravigliosi petali rosa, rosa pallido e rosa un pochino più scuro, si confrontano con i colori più freddi dei pesci, in particolare dell'inada, questo pesce azzurro che troviamo tra l'altro anche nel Mediterraneo. È un pesce più grande rispetto al fugu, che è il classico pesce palla, e infatti l'artista mostra la differenza di dimensione fra i due. E l'inada può raggiungere anche i 2 metri di grandezza. È un pesce, appunto, si diceva comune, che si trova in Giappone, nell'Atlantico, nel Pacifico, nel Mediterraneo. L'artista lo realizza con i colori azzurro e la coda gialla. Bellissime sono le righe dell'inchiostro riportate sulla coda, e corrisponde al vero, cioè il pesce ha questo colore. Il fugu invece è un pesce palla, pericolosissimo, perché quando si gonfia può pungerti con questo veleno, la tetrorossina, che è un veleno che blocca l'apparato respiratorio, e viene cucinato in Giappone con una tecnica molto particolare, però ugualmente durante ogni anno muore qualcuno perché viene cucinato con qualche errore, quindi il veleno non deve mai superare una certa quantità, la supera nel piatto e tu ci muori. Questo aspetto del dipinto, questo incontro fra questi due pesci, caratteristici anche appunto del mare giapponese, rappresenta una tranquillità, una serenità che contrasta con il periodo storico in cui sono stati realizzati, nel senso che nel 1840 il Giappone viveva un periodo di grandi contraddizioni economiche e politiche, e il sistema feudale era al collasso, c'era una guerra per l'oppio in Cina, c'era una situazione che avrebbe portato dei cambiamenti. I Rošige però non dipinge il contesto di sofferenza e di difficoltà e di squilibri politici ed economici che vive la contemporaneità dell'epoca, ma invece si fa assorbire da un mondo di bellezza, di tranquillità, di serenità, rappresentando il mondo acquatico che contrasta il mondo della sofferenza che c'è in superficie. E quindi ho voluto scegliere questo dipinto anche perché questo periodo di pandemia, di insicurezze, questo periodo di angoscia deve essere in qualche modo superato anche grazie alla visione di un'arte meravigliosa, semplice, incantevole, che ci ricorda la pace, la bellezza del mondo in cui viviamo. Se volete avere altre informazioni sui Rošige, potete andare sul sito biografiaonline.it, dove trovate tutta la sua opera.